Secondo gli indiani d'America, ciascun animale era un totem, un simbolo, era un aiutante, era un aiuto che rappresentava qualcosa. Gli animali hanno tante qualità che noi esseri umani possiamo osservare, possiamo cercare di comprendere, cercare anche di interiorizzare. Oggi vorrei parlarti del falco. Il falco a volte capita di vederne in giro mentre cercano di trovare la loro preda, cercano il cibo, cercano di sopravvivere trovando di cosa nutrirsi. Mentre fanno questo, utilizzano questa vista stupenda che solamente i falchi hanno, in grado di vedere i dettagli ad una distanza incredibile, riuscendo a cogliere tantissime sfumature o piccole sfaccettature. Ecco, il falco, per prendere la sua preda sta lì in aria, continuando a volare, fermo, osservando, cercando di capire che cosa per lui è veramente importante. A quel punto va dentro, prende e afferra quello che è il suo obiettivo. Allo stesso modo, noi esseri umani nella nostra vita dovremmo riuscire a fare la stessa cosa, come il falco, riuscire ad osservare, a prenderci il tempo di definire quali sono i nostri obiettivi, quali sono gli aspetti di essi rilevanti, quali sono le tante piccole componenti che li compongono e cercare così poi di, una volta chiarita la visione, di focalizzarci su essa mantenendo l'attenzione, riuscendo a mantenerci sospesi in attesa di arrivare e di agire nel momento esatto in cui è necessario agire, in quel momento in cui è giusto farlo, in quel momento in cui sappiamo che agendo raggiungeremo il nostro obiettivo. Ecco, il falco, come i tanti animali che questa bellissima creazione ci ha donato, ci permette di comprendere questo, ci permette di comprendere quanto sia importante avere una visione chiara, una visione precisa, accurata, dettagliata di quali sono i nostri obiettivi. E poi, una volta deciso di raggiungerli, di andare giù in picchiata, forti, consapevoli, quindi raggiungere ciò che per noi è importante.